classificato PEGI 18 più. Con Max Payne 3, Rockstar Games fa evolvere il genere degli sparatutto moderni grazie a innovazioni nel campo dell'animazione, dell'intelligenza artificiale, dei sistemi di copertura e di mira. E in particolare attraverso la valorizzazione del bullet time, che permette ai giocatori di coreografare le sparatorie in modo incredibilmente elegante e letale. Il bullet time è il cuore del gameplay di Max Payne 3. Max è spesso in inferiorità numerica e di fuoco. Così, l'utilizzo strategico del bullet time è la chiave per ribilanciare la situazione e sopravvivere. L'indicatore si ricarica grazie ai rischi presi, al livello di abilità e alla precisione dei colpi. Lo shoot dodge amplia la sua gamma di movimenti, permettendo di evitare strategicamente il fuoco nemico o guadagnare il vantaggio tattico. La combinazione delle animazioni motion capture del motore fisico proprietario di Rockstar con i movimenti dei personaggi degli Euphoria Natural Motion creano un'esperienza che permette un controllo del personaggio fluido, completo e continuo. I nemici reagiscono in modo dinamico. Se feriti, cercheranno un luogo per curarsi o una copertura e chiameranno rinforzi, mentre gli alleati provvederanno a dare fuoco di copertura. Le Final Kill Cam sottolineano l'ultima uccisione in una sparatoria. Ogni inquadratura è unica, in base alla distanza, al punto d'impatto, al tipo di arma e altro. Per maggiore intensità, il giocatore può rallentare le Final Kill Cam a piacimento. In ogni livello ci sono intensi momenti cinematografici in cui il bullet time si attiva automaticamente e ci permette di eliminare gruppi di nemici, mantenendo il pieno controllo della mira, continuando a sparare. Max Payne 3 si fonda sul bullet time, a cui aggiunge un nuovo livello di drammaticità e di dettaglio, grazie a questi sviluppi nel campo dell'animazione e delle meccaniche di gioco.